Nelle Marche cresce a livello nazionale l'attività di donazione di organi, tessuti e cellule. Nella nostra regione la percentuale di consensi alla donazione passa dal 68,4% al 69,8%, valore superiore alla media nazionale che si attesta al 68,5%, mentre per quanto riguarda l'astensione il dato si attesta al 45,2% contro una media nazionale del 41,8%. C'è questa splendida solidarietà, questa splendida cultura della donazione. Invito tutti i cittadini a iscriversi presso l'anagrafe per la donazione di organi, ma ci sono delle novità molto interessanti perché la nostra regione sta proseguendo quella campagna per la esportazione degli organi da persone che chiaramente vedono pregiudicata la loro esistenza da cuore fermo, nel senso che per l'espianto degli organi i medici devono registrare un encefalogramma piatto per 20 minuti, in altri paesi bastano solo 5 minuti, il che significa che dopo 20 minuti la medicina e la qualità della medicina delle Marche, in particolare il reparto trapianti di Torrette, ma è stato fatto un esperimento a gennaio a Iesi, per esempio, dal dottor Bernacconi, in cui noi siamo riusciti a recuperare questi organi dopo appunto questa cessazione delle funzioni vitali di 20 minuti, e questo a livello mondiale è un esperimento che garantisce un aumento di organi per chi ne ha bisogno di circa il 30%, quindi non solo c'è un aumento di donatori, ma c'è un aumento dell'efficacia del trapianto e soprattutto c'è una medicina di altissima qualità nella nostra regione che è all'avanguardia a livello mondiale. Nel 2023 nelle Marche sono stati effettuati 102 trapianti, di cui 52 trapianti di fegato e 46 trapianti di rene, 2 trapianti di rene da vivente e 2 trapianti combinati fegato-rene. Un'attività di eccellenza che permette di salvare molte vite grazie alla generosità dei donatori e delle loro famiglie, grazie alle grandi professionalità che fanno parte di questa importante rete e grazie all'impegno delle associazioni che promuovono la donazione di sangue e la donazione ai trapianti di organi, tessuti e cellule. I più generosi sono i marchigiani tra i 31 e i 40 anni, 75,3% di consensi, mentre nella fascia d'età 18-30 la percentuale di consensi alla donazione si ferma al 68,7%. Nella fascia degli over 80 il dato è più basso e si ferma al 40,9%, probabilmente a causa della convinzione, comunque errata, che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile.